Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Ufficio Centrale Regionale ha proceduto alla proclamazione dei candidati eletti alla carica di consigliere regionale per la 10ª legislatura. Il riconteggio dei voti cambia il secondo eletto del Movimento 5 Stelle. Il servizio. L'Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Perugia, ha proceduto alla proclamazione dei candidati eletti alle elezioni 2015 alla carica di consigliere regionale. Tra le novità rispetto ai dati forniti in attesa della proclamazione, per il Movimento 5 Stelle risulta eletta Maria Grazia Carbonari, 1085 voti, e non Claudio Fiorelli, 1081. Variazione anche nella graduatoria degli eletti del Partito Democratico, con Giacomo Leonelli che supera Attilio Solinas. Alla luce dell'ufficialità dei dati emersi dall'Ufficio Centrale Regionale, queste le percentuali emerse dalle urne. Catiuscia Marini, coalizione centrosinistra, è stata riconfermata alla presidenza della Giunta regionale con il 42,78% dei voti. Queste le percentuali dei partiti della coalizione che l'hanno sostenuta: Partito Democratico 35,76%, Socialisti e Riformisti 3,46%, Umbria più uguale SEL 2,56%, Umbria Civica e Popolare 1,47%. Claudio Ricci, coalizione centrodestra e liste civiche, ha ottenuto il 39,26%. Il risultato migliore tra le liste l'ha ottenuto la Lega Nord, che diventa per la prima volta in Umbria il primo partito del centrodestra, con la percentuale del 13,98%. A seguire Forza Italia 8,54%, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale 6,23%, la lista Ricci Presidente 4,49%, Cambiare in Umbria 2,66% e per l'Umbria Popolare 2,64%. Andrea Liberati e la lista Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 14,53%. Gli altri candidati alla presidenza: Michele Vecchietti, l'Umbria per un'altra Europa, 1,58%. Simone Di Stefano, Sovranità, prima gli italiani, lo 0,66%. Amato John De Paulis, Alternativa Riformista, 0,55%. Aurelio Fabiani, Casa Rossa, lo 0,47%. Fulvio Carlo Maiorca, Forza Nuova, lo 0,35%. Ed ora vediamo la composizione dell'Aula secondo i dati ufficiali e definitivi dell'Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Perugia, che ha proceduto alla proclamazione dei 20 consiglieri eletti che comporranno l'Assemblea Legislativa per la 10ª legislatura. Maggioranza 12 consiglieri, oltre al presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini. Partito Democratico 10 consiglieri. Donatella Porzi 8.702 voti. Luca Barberini 7.185. Fernanda Cecchini 6.808. Fabio Paparelli 5.643. Marco Vinicio Guasticchi 5.493 voti. Giacomo Leonelli 5.379. Attilio Solinas 5.323. Eros Brega 5.080, Gianfranco Chiacchieroni 4.978, Andrea Smacchi 4.844 voti. Socialisti Riformisti un consigliere, Silvano Rometti 4.079 voti. Umbria più uguale SEL, Giuseppe Biancarelli 1.344 voti. Opposizioni 8 consiglieri: Claudio Ricci, candidato presidente con migliore risultato, Lega Nord 2, Valerio Mancini 2.910, Emanuele Fiorini 2.478, Forza Italia 1, Raffaele Nevi 3.567, Fratelli d'Italia 1, Marco Squarta 3.864, lista Ricci Presidente 1, Sergio De Vincenzi 1.600, Movimento 5 Stelle 2, Andrea Liberati, candidato presidente, e Maria Grazia Carbonari 1.085 voti. Tra gli organi più importanti dell'Assemblea Legislativa ci sono le commissioni consiliari permanenti, oltre al Comitato per il monitoraggio e il controllo sull'amministrazione regionale. Andiamo allora a vedere da vicino i ruoli, le competenze e il loro funzionamento. Vediamo. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria è composta da 20 consiglieri più il presidente della Giunta regionale, eletti direttamente dagli Umbri. Alla maggioranza spettano 12 seggi e 8 all'opposizione. L'Assemblea è l'organo della Regione che esercita la potestà legislativa e di indirizzo e controllo. Ha sede a Perugia, all'interno di Palazzo Cesaroni.
Il presidente dell'Assemblea legislativa, eletto unitamente ai due vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio subito dopo le elezioni, presiede l'Aula, coordina le attività delle commissioni con quella dell'Assemblea, garantisce la regolarità e la democraticità di gestione dei lavori assembleari. L'Assemblea di Palazzo Cesaroni si riunisce per l'esame e l'approvazione delle leggi, dei principali atti di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. I suoi componenti lavorano all'interno di commissioni consiliari costituite da un numero limitato di rappresentanti dei diversi gruppi politici. A questi organi, ciascuno dei quali si occupa di problemi ed argomenti ben definiti, è demandato l'esame dei progetti di legge e dei principali atti da trasmettere poi all'Assemblea. Tra gli organi più importanti dell'Assemblea legislativa ci sono le commissioni consiliari permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari. Le commissioni permanenti sono tre. La prima commissione si occupa di affari istituzionali e comunitari, la seconda commissione delle attività economiche e governo del territorio, la terza commissione di sanità e servizi sociali. Le tre commissioni consiliari permanenti sono composte da 7 commissari, 4 espressi dalla maggioranza e 3 dalle opposizioni. Rappresentano di fatto il punto di partenza di ogni iter legislativo, sia se la proposta o il disegno di legge provenga da una iniziativa consiliare, popolare o dell'esecutivo regionale. Le commissioni consiliari si occupano anche dei regolamenti sui quali sono chiamate ad esprimere il loro parere e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza dell'Assemblea legislativa, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti. Le commissioni esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono poi all'Assemblea. Si tratta di organi chiamati a verificare lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, delle intese con altre regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle commissioni, che possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Le commissioni consiliari possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella dell'Assemblea legislativa e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale. Tra gli organi che compongono l'Assemblea legislativa c'è il Comitato Permanente per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale, composto da 5 consiglieri, 3 della maggioranza e 2 della minoranza, si occupa del controllo sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti e delle società partecipate dalla Regione. Inoltre vigila sull'attuazione delle deliberazioni consiliari. Il Comitato riferisce all'Assemblea con una relazione con cadenza almeno semestrale e ogni volta che lo ritenga necessario. Dopo le recenti modifiche normative, la Regione Umbria partecipa attivamente alla formazione degli atti normativi dell'Unione Europea. A tal fine è stata istituita un'apposita sessione regionale europea chiamata ad approvare una risoluzione relativa al programma legislativo della Commissione Europea. La sessione viene aperta dalla prima commissione, a cui viene trasmesso il programma legislativo europeo, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale e quello dell'Unione e il rapporto sugli affari europei. Su questi documenti può essere attivata la consultazione di enti locali, università, parti sociali ed economiche in relazione a specifici aspetti dell'attività europea. Ogni anno la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europeo, che viene assegnato alla prima commissione permanente per l'esame generale e alle altre commissioni per l'esame delle materie di rispettiva competenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 45 giorni.
Per conoscere i dettagli relativi alle leggi approvate dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, sul sito del Consiglio regionale è attivo il servizio della Banca Dati Legislativa. Si accede alla Banca Dati Legislativa dalla homepage del sito del Consiglio regionale dell'Umbria all'indirizzo consiglio.regione.umbria.it. Cliccando sul bottone Leggi e Regolamenti si apre una semplice finestra di ricerca nella quale si possono inserire il numero della legge di cui si chiedono informazioni oppure l'anno di promulgazione oppure, nel caso si ignorassero questi dettagli, si può avviare la ricerca per argomento. Il passo successivo è cliccare su Visualizza. A questo punto ci si trova davanti al testo della legge e sotto Leggi e Regolamenti a 9 diversi link che consentono di avere tutte le informazioni sulla norma in questione. Il primo link da sinistra, chiamato Testo Multivigente, mostra il testo in vigore ma anche quelli precedenti, le modifiche apportate e i collegamenti ipertestuali che rinviano ad argomenti specifici o ad altre norme. Nel secondo si trova l'iter seguito dalla legge, dal momento in cui il testo viene presentato in commissione fino alla votazione in Consiglio regionale, cui fa seguito la promulgazione da parte del Presidente della Giunta. La terza opzione, fascicolo virtuale, dà accesso ai testi integrali della legge, dall'atto base fino alla deliberazione finale che spetta al Consiglio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nella sezione istruttoria è disponibile il lavoro svolto dagli esperti del Consiglio regionale nell'analizzare il testo della proposta di legge. Cliccando su Verbali si possono consultare sia i resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale durante le quali è stato discusso quell'atto, sia i verbali delle sedute di commissione. Analogamente, cliccando su Regolamenti attuativi, si possono consultare, qualora siano previsti, i testi dei regolamenti che consentono l'attuazione della norma stessa. A fianco troviamo invece il collegamento al vero e proprio controllo di attuazione, dove si trovano i documenti che certificano i controlli e le analisi periodicamente effettuate per valutare l'effettivo conseguimento dei risultati previsti. Con il link senso alternato si accede al servizio che permette, fra le altre cose, di essere informati via mail sulle eventuali variazioni di una norma. L'ultimo link, quello più a destra, è una significativa innovazione denominata multimedia, una sezione che va ad integrare la documentazione tecnico-giuridica con gli strumenti dell'informazione e della comunicazione, ascoltando un audio oppure osservando un video e la sua grafica che consentono la massima comprensibilità delle norme. Hanno diritto al contributo il coniuge o in mancanza di questo... La lunga storia di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, da fine Ottocento ai giorni nostri ha segnato le vicende civili di Perugia e dell'Umbria. Vediamo il servizio. Pensato a fine Ottocento come simbolo della nuova borghesia ricca ed emergente, il palazzo che dal 1977 ospita il Consiglio regionale e l'Assemblea legislativa dell'Umbria destò più di una invidia nella vecchia aristocrazia perugina per la sua opulenta eleganza. Lo aveva voluto il commendator Ferdinando Cesaroni, uno dei borghesi più ricchi dell'Italia post-risorgimentale, che proprio a Perugia, dal nulla, aveva iniziato una carriera di imprenditore che lo portò a realizzare un vero impero economico-finanziario e a essere eletto in Parlamento. Anche la collocazione del palazzo ha un preciso valore storico e culturale perché completa e abbellisce con un elegante edificio privato la piazza della modernità perugina, nata con l'Unità d'Italia proprio sui bastioni demoliti a furor di popolo della vecchia Rocca Paolina, ultimo simbolo del potere papale e sulla quale già si affacciavano il nuovo palazzo del governo e della provincia.
Cesaroni non abitò mai la sua creatura, alla cui costruzione chiamò a lavorare architetti e pittori di grido con artigiani e maestranze, il meglio che Perugia sapesse esprimere. Dal 1903 al 1925 fu un lussuoso albergo, il Palace Hotel, che si contendeva con il vicino Brufani i visitatori più ricchi e facoltosi del primo turismo di élite. Dal 1925 la sua proprietà, già perduta dagli eredi di Ferdinando Cesaroni, passò ad una grande compagnia di assicurazioni, l'INA, che ne riservò una parte all'Accademia dei Filedoni, esclusiva istituzione cittadina. Una rarissima foto degli anni 30 ci restituisce un pezzo di storia lontana e dimenticata, il debutto in società delle giovani diciottenni della Perugia Bene nella grande ed elegante Sala Brugnoli. Seguirono anni piuttosto grigi per il palazzo, troppo grande per ospitare gli uffici di un'assicurazione e l'attività sempre più marginale dei Lincei. Palazzo Cesaroni tornò a vivere solo a metà degli anni 70. Dopo 2 anni di profondi lavori di ristrutturazione, le sue sale, austere ed eleganti, si aprirono alla comunità regionale. Era il giugno 1977 e la regione, nata 7 anni prima, aveva trovato la sede definitiva del suo Parlamento. Per rendere più visibile che in quel palazzo, mai abitato dal suo costruttore, si decidevano democraticamente le sorti dell'Umbria, la grande sala in cui si riunisce l'assemblea fu realizzata al piano terra, a pochi metri dalla piazza, a quella agorà che fin dai tempi di Atene insegna al mondo il concetto di democrazia popolare. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.